quest'anno non soltanto per conto di Ussi e di Ordine dei Giornalisti abbiamo lavorato assieme all'organizzazione dei webinar sulle buone notizie organizzato da Extra SPA. Ecco, io vorrei che assieme facessimo un bilancio di questa esperienza che intanto cominciassi tu. Secondo me è stata un'ottima esperienza e devo dire, ho partecipato a tanti seminari che danno crediti formativi per i giornalisti, devo dire anche ben riuscita, nel senso che i relatori che hanno partecipato hanno sicuramente lasciato qualcosa a tutte le persone che hanno partecipato. Per quanto mi riguarda, secondo me è un'esperienza che si può certamente ripetere e che ha dato dei frutti, e cioè abbiamo dato degli strumenti ai colleghi giornalisti portando esperienze, devo dire, di vario genere. In fondo è poi quello che si chiede ai corsi, no? Quello di arricchire un attimo i giornalisti per poter consentire quella che in gergo tecnico è chiamata formazione professionale continua. Per fare questo, abbiamo cercato di sviluppare, io in particolare mi ci sono impegnato, spero anche di essere riuscito, l'interazione tra i nostri relatori, quindi anche fra me stesso e gli iscritti. E devo dire che dalle reazioni che ho avuto successivamente, anche da quelle persone che mi hanno contattato e scritto, ho notato che questo obiettivo è stato raggiunto. Sì, l'obiettivo è stato raggiunto. Devo dire che poi in queste situazioni la differenza la fanno, come sempre, i relatori e la qualità dei relatori. Ecco, abbiamo avuto colleghi come Matteo Marani, Lucia Blini, abbiamo avuto Michele Corti, e poi naturalmente non posso dimenticare Roberto Ghiretti che, devo dire, attraverso le sue slide ci ha dato uno spaccato dello sport italiano e dei numeri, a mio avviso, molto importanti, portando avanti una relazione che a me personalmente ha fatto riflettere e sono sicuro che abbia lasciato qualcosa, una traccia anche in tutte le persone che hanno partecipato, che ricordiamolo, erano tante. Abbiamo raggiunto in ogni occasione il numero massimo di persone che potevano partecipare, e avevamo anche molta richiesta. Io ho avuto molti colleghi che mi hanno detto: non riesco a iscrivermi, è già tutto pieno. Quindi significa che comunque anche i nomi dei relatori erano quelli giusti. Ma le relazioni di Ghiretti hanno colpito personalmente anche me. Conoscevo Roberto avendo fatto con lui già diverse cose, considerandolo dal punto di vista dirigenziale un po' un punto di riferimento nell'ambito sportivo nazionale. Tra parentesi, poi è una persona che, al di là del fatto che ha avuto anche responsabilità istituzionali di fuori dello sport, ha la capacità di parlare, come si dice, anche un po' fuori dal coro, e questo personalmente mi piace molto. A proposito di vicende fuori dal coro, io anche per ragioni territoriali conoscevo bene la tua esperienza con le famose ciciottelle, no? Con le ragazze dell'Arco di Rio. E io conoscevo il racconto, anche visto attraverso la lente del giornale, appunto, del mio territorio, che è il Carlino. E devo segnalare che questa cosa alla fine è diventata una buona notizia perché ha consentito all'Arco di promozionarsi, ha consentito alle ragazze di farsi conoscere partendo da un dato negativo, e qualunque cosa che noi abbiamo comunicato con webinar, con pezzi, con interventi sul tema, ci è restata in mente. Quindi questo sicuramente è un dato che non ci abbandona nel corso della nostra storia personale. Beh, sì, ti ringrazio. Sai, queste sono quelle vicende che per chi fa questo mestiere possono accadere. Quando accadono all'interno di una manifestazione così grande e importante come sono i Giochi Olimpici, che è la massima espressione, insomma, della comunicazione e dello sport in linea generale, naturalmente la cassa di risonanza è molto maggiore rispetto a quella che normalmente ha uno sport non popolarissimo come può essere il calcio, no? E quindi devo dire che ci siamo ritrovati all'interno di una cornice gigantesca, in una situazione molto difficile da gestire, ma spero che descrivendo diciamo questa case history ai nostri colleghi sia rimasto qualcosa e che comunque io sia riuscito a dare, come dire, una chiave di lettura o quantomeno degli strumenti per riuscire a gestire delle situazioni
che possono avverarsi molto complicate nel rapporto tra uffici stampa e colleghi giornalisti per quanto riguarda sia la carta stampata sia il mondo del web e tutto ciò che va a traino, perché poi quel caso diventò poi una bolla mediatica televisiva addirittura, partendo dai social. E quindi, come dire, era importante che i colleghi giornalisti che hanno partecipato a questo webinar conoscessero come vengono a svilupparsi certe dinamiche che riguardano, no, il nostro mondo del giornalismo. Diciamo che la visione di Sottelle ci porta a pensare che probabilmente questi racconti che hanno fatto parte del corso possano essere ripetuti magari in una prossima stagione. Il fatto di fare il corso in modo indiretto, non in presenza, ci ha portato intanto a una platea nazionale, a allargare molto la platea nazionale, perché abbiamo avuto fino a 70 partecipanti, avendo avuto il sold out immediato sostanzialmente in ogni occasione. E credo che, e in questo voglio coinvolgere Giovanna, sarebbe fondamentale che anche Estra avesse voglia di fare questa esperienza. Noi la faremo volentieri. Giovanna. Innanzitutto ben trovati. Devo dire che è stato un piacere collaborare davvero con voi e che sinceramente questo nostro percorso che abbiamo contribuito, diciamo, a realizzare mi ha dato molta soddisfazione, mi è piaciuto. E davvero è stato un piacere ascoltare gli interventi dei relatori, ma anche proprio la partecipazione attiva di tutti gli iscritti, che non è scontato e non è banale. E credo che quindi sia stata una percezione condivisa questa da parte un po' di tutti. Quattro occasioni, perché erano quattro webinar che davano tre crediti formativi, che non è anche questo scontato. Significa che per coloro, per esempio come me, che hanno partecipato a tutti e quattro, cioè abbiamo accumulato 12 crediti formativi, che non sono pochi, ma soprattutto la qualità, diciamo anche proprio l'importanza dei temi trattati e la qualità con la quale questi temi sono stati trattati. Quindi, che dire, per rispondere alla vostra domanda, credo proprio che questa esperienza vada continuata. Penso proprio che la proseguiremo, perché innanzitutto è coerente con il premio giornalistico Extra per lo Sport, raccontare le buone notizie. È chiaro, poi prende spunto, è nata l'iniziativa proprio in concomitanza del premio, perché è stato un po' l'ispiratore di questi webinar. E poi sicuramente un'occasione anche per potenziare la notorietà del premio, perché in realtà il nostro target di riferimento, guarda caso, sono i giornalisti sportivi italiani. E poi in secondo luogo per più coerente anche proprio con i nostri valori aziendali. Ho avuto modo di dirlo anche lì, la nostra priorità è sicuramente molto legata al territorio, orientata ai servizi e al miglioramento naturalmente dei servizi, ma ponendo sempre l'accento sul capitale umano. Cioè il nostro interesse poi in primo luogo è fondamentalmente per le persone, per la persona. Quindi davvero vi ringrazio tantissimo, perché è stato un successo grazie al vostro contributo fondamentale. Però ci tengo anche a ringraziare l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, senza il quale non sarebbe stato possibile tutto ciò. E quindi dico a voi e dico anche a loro, teniamoci pronti, perché magari un 2022 con occasioni, perché no, anche diciamo ripetute, potrebbero anche andare oltre i quattro appuntamenti, perché no? E quindi credo che magari, insomma, non so, che ne dite? Vi potete dichiarare in qualche modo soddisfatti? Vince Guido. Io sono, mi ritengo sicuramente soddisfatto, e come segretario dell'USI naturalmente mi metterò a disposizione per poter dar seguito all'esperienza di quest'anno, che secondo me merita di essere portata avanti. Quindi da parte mia massima disponibilità. Nulla da aggiungere o da cambiare rispetto a quanto ha detto Guido, anche per me è stato un grande piacere. Direi che siamo pronti quasi per inviare il link per il prossimo webinar.